buongiorno a tutti voi. Mi unisco chiaramente all'augurio di buone vacanze, credo che per la maggior parte oggi sia l'ultimo giorno di scuola e lo chiudete forse nel migliore dei modi. Per questo mi sento di fare anche un plauso alla dottoressa Malagalli, alla vostra dirigente scolastica. Dunque ragazzi, parlare con voi di argomenti che noi diamo per scontati, noi più grandi, più vecchietti diciamo, è più complicato che parlare tra pari, perché noi viviamo questo presente, siamo una generazione che sta cercando di correggere qualche errore del passato e nel contempo di fare tesoro di quello che abbiamo imparato. Parlare a voi, dicevo, è complicato perché? Perché voi siete il futuro. Tra di voi ci saranno domani imprenditori, ci saranno persone che si metteranno in gioco come me anche per l'amministrazione della propria città. Qualcuno di voi magari farà lavori fuori, ma una cosa che non bisogna mai dimenticare sono le nostre origini. Siamo sempre abituati a pensare al valore, all'identità delle grandi città. Abbiamo, se io mi nomino una qualsiasi città, a voi viene in mente un particolare, un monumento, una storia. Beh, Rieti, che è così piccolina, perché è la città più piccola che è nel Lazio, è piena di ricchezze che non hanno nemmeno altre città. E questo è il valore per quanto riguarda oggi la chiacchierata sul fiume Velino. Noi lo conosciamo tutti il fiume Velino, passiamo nei ponti, l'abbiamo visto, camminiamo nelle ciclabili che lo costeggiano, lo diamo un po' per scontato. Non starò chiaramente qui a farvi una lezione perché non sono titolata e perché c'è qui accanto a me chi è molto più competente e preparato. Da amministratore vi dico però che il nostro dovere, sia per noi che oggi siamo alla guida della città, dopo di noi potranno esserci altre persone, chiunque si mette in gioco per governare, diciamo, questa città, ha un dovere, che è quello di valorizzare e preservare innanzitutto il valore naturale ed anche quello che con l'aiuto dell'uomo è stato reso migliore. Abbiamo tutti quanti il dovere, è un senso civico. Non bastano i politici, non bastano gli amministratori a tenere in ordine e valorizzare quello che è bello, che abbiamo di bello, perché la città è di tutti. Questi palazzi dove oggi voi siete, voi non siete ospiti, voi siete i padroni di questi palazzi amministrativi, perché alla fine io non sono altro che una persona che è stata delegata da qualcuno dei miei concittadini a rappresentarlo. Quindi non dimenticate mai l'origine e il rispetto per la nostra città. Il fiume Velino è tra i fiumi più belli in proporzione alla dimensione, abbiamo delle acque pulitissime. E allora con amministratori, per esempio, cosa abbiamo pensato di fare? Di cercare di inserirlo in tutte quelle possibilità di ricevere soldi, soldi che servono per dare un valore. Per esempio, nell'arco di 2 anni vedrete sorgere ulteriori piste ciclabili a ridosso dei ponti che consentiranno di passeggiare lungo, diciamo, il Velino, di poter andare in bicicletta, di poterlo fare in sicurezza. Vedrete anche realizzare altre valorizzazioni sul Terminillo. Per esempio, ieri, e mi riallaccio a quello che diceva la Presidente, che ha ricordato chiaramente in maniera minima un po' di storia che è molto importante. Rieti è famosa per il grano Strampelli e noi adesso finalmente come concittadini, se tutto va bene, riusciremo a rivalorizzare quello che era il centro, la casa proprio del centro Strampelli, dal quale poi sono derivate tante produzioni di grano, tanta pasta che oggi voi mangiate. Queste sono cose di Rieti, il Cammino di Francesco, qui ci sono i 4 santuari più importanti del Cammino di Francesco, ma noi lo diamo per scontato perché è la nostra città. Beh, imparate veramente a vendere bene la vostra città perché è veramente di pregio. Per fare questo c'è bisogno di rete. Fare rete significa fare squadra.
Una persona da sola difficilmente riesce a vincere in qualsiasi settore della propria vita. Il gioco di squadra è la chiave veramente del successo a lungo termine. C'è un detto che si dice: chi è solo va più veloce, ma quando si è insieme si va più lontano. E noi dobbiamo ragionare il più lontano possibile, perché sarà un patrimonio che lasceremo nelle vostre mani e poi voi a vostra volta lo lascerete nelle mani dei vostri figli, dei vostri nipoti. La rete, perché dicevo che è importante, e qui ringrazio veramente Enza Bufacchi, che è la direttrice della CNA. La CNA è un'associazione, quindi già la parola stessa vi fa capire che significa che questa associazione, questo contenitore, mette insieme più realtà artigianali, commerciali, proprio perché insieme è la forza. Le associazioni sono, per esempio, per chi amministra, un grande punto di riferimento, perché è solo grazie a queste realtà, che ce ne sono diverse, a seconda anche dei tipi di attività che ogni realtà fa. Sono molto importanti perché ci danno in qualche modo l'indirizzo e anche il termometro di come va la nostra collettività, le difficoltà dei commercianti, piuttosto che qualche settore artigianale che magari rischia di morire o è stato depotenziato, vedere come aiutarlo, come poterlo risollevare, come anche rivalorizzarlo. Cioè i falegnami, per esempio, è un'attività, è un'arte, veramente un'arte artigianale, e noi siamo un popolo fondamentalmente di artigiani, di contadini, e non è una parolaccia, ragazzi, non vi fate mai condizionare dalle grandi industrie, per carità servono anch'esse, ma la nostra particolarità come piccolo centro è proprio quello di salvaguardare non solo le bellezze naturali che dicevo prima, ma anche la nostra storia e le nostre capacità. Con voi forse posso usare il termine know-how, perché siete più bravi di me ormai con l'inglese e nell'uso di internet. Quindi non dimenticate mai queste particolarità. Le reti di impresa nascono con una collaborazione appunto tra l'amministrazione, la politica, che è quella che io rappresento, con queste associazioni di categoria che si mettono insieme, conoscono la propria area geografica di competenza. In questo caso parliamo di Porta Romana. Porta Romana è un quartiere storico, ha tanta storia e tante bellezze, e quindi il gioco di squadra di queste associazioni e di tutti questi commercianti è per valorizzarlo e dare magari anche servizi in più. Dopodiché entra in gioco la politica, che deve coadiuvare le associazioni a far sì che ci possano finanziare, ossia ci diano i soldi gli enti più alti, di livello, perché parliamo sempre comunque di tasse della collettività, quindi non stiamo chiedendo né elemosina né regali, stiamo cercando di utilizzare quello che tutti noi, i vostri genitori, i vostri nonni erogano. Pagano allo Stato che questi servizi esistano. Poi ci sono i canali di finanziamento, però sarebbe complesso parlare di questo. E le reti sono tante, quindi la CNA fa rete con i propri associati, noi facciamo rete con la CNA, tutti insieme ci andiamo a proporre alla regione, la regione deve fare rete con noi, e alla fine viene fuori un prodotto collettivo che vi dico che ultimamente mi fa molto piacere, che questa volontà di coinvolgere le scuole, voi giovani ragazzi, anche i vostri amici ragazzi meno giovani, magari delle scuole medie, è importantissimo, perché voi siete la generazione internet, siete la generazione con la finestra aperta sul mondo, voi avete il naturale, da quando siete nati, la capacità di interagire sui social, di interagire soprattutto con internet, e vi si apre un mondo, ma va gestito, quindi bisogna stare attenti ad usarlo, ma avendo chiaro quello che significa
la potenzialità in questo caso della vostra città. E dicevo, mi fa molto piacere questa formula che ha un po' di tempo vedo, delle scuole sempre più interessate, sempre più attive, perché oggi voi fornirete un prodotto che grazie alle docenti, grazie alla dirigente scolastica, avete realizzato proprio in rete con un'associazione di categoria. Quindi a voi va innanzitutto il mio in bocca al lupo per una vita bella, sana e soprattutto attaccata alle proprie radici. Siete voi il nostro futuro, siete voi i primi testimoni che porteranno in giro per il mondo, a modo vostro, le bellezze della nostra piccola realtà. Una realtà bella, con tante difficoltà, siamo area sismica, ogni tanto i terremoti che fanno un sacco di disastri, e bisogna rimboccarsi le maniche, non sempre si riesce a fare bene e tutto, ma sicuramente se voi riuscirete a rendere le particolarità di Rieti e l'idea di fare rete e squadra, sicuramente saprete fare molto meglio di noi. Per cui io non posso che augurarvi buone vacanze, ringraziarvi di nuovo per la presenza, e a te Enza, chiaramente il mio solito applauso speciale. Grazie.